Sabato 25 settembre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Conversano per il centenario della morte del deputato socialista Giuseppe Di Vagno, assassinato il 25 settembre 1921 nella vicina cittadina di Molo di Bari, vittima di un vile agguato ad opera di una squadra fascista proveniente da Conversano che al termine di un comizio aggredì il deputato con colpi di rivoltella. La cerimonia in ricordo del martire si è svolta nel Cinema Norba di Conversano, sabato 25 settembre alle ore 11. Ad attendere il presidente Mattarella, il sindaco della città, avvocato Giuseppe Lovascio, che ha fatto gli onori di casa, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco della città metropolitana di Bari e presidente nazionale ANCI Antonio De Caro, il presidente della Fondazione Di Vagno, avvocato Gianvito Mastroleo e numerosi sindaci, autorità politiche e militari giunti da tutta la Puglia. La RAI ha trasmesso in diretta anche sui canali social l'evento. Nell'ampio servizio da noi realizzato, le interviste a Leonardo Di Vagno, nipote diretto di Peppino Di Vagno, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Giuseppe Lovascio, sindaco della città di Conversano, Monsignor Giuseppe Favale, vescovo della diocesi Conversano-Monopoli, Antonio De Caro, sindaco della città metropolitana di Bari, Gianvito Mastroleo, presidente della Fondazione Di Vagno, Giuseppe Colonna, sindaco del comune di Mola di Bari, professor Antonio Felice Uricchio, presidente del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. Quindi Leo, questa è una giornata storica importante, così come hai detto tu, quindi un pensiero particolare. Io lo rivolgo ovviamente anche a mio padre, devo dire che mi dispiace che non sia presente, anche perché l'ultima volta, se ricordate, lui era presente qui in occasione praticamente della visita del precedente Presidente della Repubblica, che era Napolitano. Mi mancherà moltissimo oggi, però purtroppo questa è la vita. La presenza del Presidente Mattarella è significativa e qui è molto importante, quindi appunto è rilevante veramente questa giornata, e quindi viene confortata appunto dalla presenza del Presidente. Sindaco, questa è una giornata importante per la città di Conversano, per omaggiare Giuseppe Di Vagno. Sì, è una giornata della memoria, insomma, dell'omicidio di Di Vagno. È un momento importante per ricordare dei valori, il valore della non violenza, ma tutti i valori della democrazia. Quindi la presenza poi del Presidente Mattarella ci onora, ci riempie di gioia e ci dà, ecco, la soddisfazione di poterlo ospitare, di poter parlare della nostra città e far parlare della nostra città. Grazie mille. Grazie a voi. Per noi è una giornata di grandissima gioia. L'attenzione del Presidente verso la Puglia non è mai mancata. E questa giornata dedicata a Giuseppe Di Vagno ricorda a noi tutti il dovere che abbiamo di rafforzare e curare le istituzioni democratiche. Bastò allora poco per perdere la libertà, la capacità di ragionare in modo razionale, e fummo precipitati in una guerra terribile. Giuseppe Di Vagno aveva intuito tutto questo, come tanti altri pugliesi che si sono battuti sin dall'inizio. Possiamo dire che l'omicidio e la storia politica di Giuseppe Di Vagno in realtà è l'inizio della resistenza della Puglia al nazifascismo, prima ancora che esso si affermasse definitivamente. Quindi un grande orgoglio per noi tutti, per la città di Conversano, nobilissima di origini e di grandissimo rilievo in questo momento. Consegneremo al Presidente della Repubblica una guida turistica unica in Italia, la guida di tutti i luoghi dell'antifascismo pugliese, che consentiranno alle scuole, consentiranno ai turisti di andare a vedere tutti i luoghi dove grandi pugliesi, grandi italiani, tutte le persone che si sono battute contro il fascismo hanno svolto la propria attività. Quindi se oggi siamo qui davanti a voi e ci sono delle riprese, ci sono delle televisioni libere, c'è la libertà di pensiero, la libertà di parola, beh, noi lo dobbiamo anche a Giuseppe Di Vagno. Felicissima. Eccellenza, nella giornata dedicata a Giuseppe Di Vagno, a 100 anni dalla morte, una considerazione? Ecco, abbiamo fatto memoria di un uomo che con il sacrificio della sua vita ha saputo lasciare una lezione di civiltà. Ecco, lui che aveva fatto la scelta di stare vicino agli ultimi, ai poveri, ecco, è riuscito ad esprimere questa vicinanza anche con il dono della vita. E noi a 100 anni di distanza accogliamo l'eredità, ecco, di questi ideali che lui
ha voluto lasciarci, ha voluto dare a tutti noi ideali sempre validi in ogni tempo. Grazie mille, eccellenza. Grazie, grazie. Sindaco, una lunga giornata dedicata al deputato socialista Giuseppe Di Vagno. Sono passati 100 anni e credo che, diciamo, gli insegnamenti di Di Vagno oggi abbiano una valenza attuale. Lui si è battuto per la propria terra, per le proprie genti, per difendere un popolo che aveva dei diritti di cui era all'oscuro, un popolo che magari per un pezzo di terra o per un tozzo di pane aveva ceduto la propria libertà. Qui c'è stato anche il preludio di quello che sarebbe accaduto dopo, la battaglia politica che porta all'eliminazione fisica dell'avversario. Però, come scrisse Di Vittorio, l'eliminazione fisica di Di Vagno in realtà l'aveva portato a risorgere. Era un uomo, con la sua morte era diventato un mito, e quel mito sopravvive dopo 100 anni e rappresenta ancora, fa grande ancora la storia della nostra terra. Il ricordo è vivo più che mai, perché, come diceva Umberto Eco, il fascismo è presente, quindi il rischio perlomeno del fascismo è sempre presente. Voi che compito storico avete? Noi abbiamo il compito storico di curare e di promuovere innanzitutto la ricerca storica e poi di tenere alta la coscienza civica nel nostro territorio, nelle nostre terre, con i giovani, soprattutto con i quali noi abbiamo molto a che fare. Riconoscimento alle nostre realtà territoriali e soprattutto un riconoscimento a Giuseppe Di Vagno, un uomo, un politico, un punto di riferimento del Mezzogiorno d'Italia, molto spesso dimenticato. Infatti credo che le iniziative che il Comitato Nazionale sta portando avanti, in particolar modo quest'anno, l'anno del centenario, servono non solo a ricordare ma anche a valorizzare, soprattutto nelle nuove generazioni, la figura di un uomo che ha fatto tanto per il Sud. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Un evento importante per il nostro territorio, per credo anche la comunità territoriale, ma per il nostro paese. Abbiamo voluto anche, come ANVUR, di cui sono presidente, concedere il patrocinio, e crediamo fermamente che sia importante trasmettere ai più giovani la memoria, il ricordo di una figura straordinaria della nostra terra, che è stata colpita da una tragedia, appunto, attraverso la sua fine tragica, ma che ha dato, attraverso la sua esperienza di vita, ma anche attraverso questa testimonianza della parte finale, un contributo fondamentale alla crescita del nostro paese. Come fondazione abbiamo collaborato con l'ANVUR e quindi siamo felici di poter oggi accogliere l'evento e ospitare il Presidente della Repubblica, che ci onorerà della sua presenza.